differenza, quindi insomma un po' prematuro per essere madre a 9 anni. Allora, sarei la sorella, però soprattutto sei la mano da cui è nata Lolita Lobosco. Lo ricordiamo perché Gabriella Genisi è la scrittrice da cui è nata la serie di romanzi gialli che ha portato poi alla nascita di questa serie televisiva di cui si sta parlando tantissimo. In questo ci aiutiamo anche con il titolo della Gazzetta del Mezzogiorno di oggi, sulla prima pagina dell'edizione locale. Se ne parla tantissimo e viene ricordato anche qualche numero. Baresi, tutti pazzi per Lolita, successo da oltre 6 milioni di telespettatori in città, numerosi apprezzamenti, ma anche qualche critica, come è normale ed è giusto che ci sia la fiction TV con Luisa Ranieri che svela luoghi, anfratti, vie e piazze del capoluogo e della provincia. Domenica, la seconda puntata su Rai 1, insomma, un successo enorme. Posso dire che in questo caso non parliamo di un successo inaspettato, ma di un successo, Livio, che ci attendevamo dopo che si è parlato tantissimo nella prima serie. Assolutamente sì. Beh, saluto Gabriella, che secondo me è lei, Lolita, non è né mamma e né sorella, è proprio lei. Allora, io sono rimasto, devo dire, sorpreso comunque dal fatto che si sia tornati, non tanto sorpreso dai numeri dello share che mi aspettavo, ma dal fatto che si sia tornati a parlare anche sui social, ma nelle polemiche che leggo, che poi un po', se vogliamo, costruiamo anche noi giornalisti, le stesse cose che abbiamo letto nella prima stagione, ormai erano cose di cui si era già straparlato e tant'è vero che poi questo share altissimo, devo dire, ha messo secondo me un punto esclamativo su ogni cosa, cioè, e poi non dimentichiamo che esiste un'arma che abbiamo sempre tutti, che è il telecomando. Se una cosa vogliamo vederla, la vediamo; se non la vediamo, allora no, non la vediamo e magari non andiamo neanche a scriverci contro, ecco, insomma, questo penso. Quindi, francamente, trovo abbastanza inutili, ecco, le polemiche che comunque, devo dire, alla fine vengono un po' evaporano quando poi va in onda ogni puntata, perché devo dire che è un continuo, insomma, io leggo soprattutto comunque di gente ammirata, e soprattutto di gente ammirata che non è pugliese, che è molto importante. Gabriella, io vorrei tornare, fare qualche passo indietro. Sicuramente ne abbiamo parlato tanto, ne hai parlato anche qui con noi su Telebari negli scorsi anni. Il ciclo di Lolita Lobosco è iniziato diversi anni fa, quando tu hai iniziato a scrivere. Se non sbaglio, 2014 il primo libro. 2010 il primo libro, quindi legato a Lolita Lobosco. Com'è nata, qual è stata la genesi di questo personaggio, e come poi si è sviluppato nel corso di questi anni? Allora, nasce Lolita. Una sera io stavo guardando il commissario Montalbano, personaggio che amo moltissimo, però la prima volta che vidi la trasposizione televisiva, quella figura così potente, resa ancora più potente dall'interpretazione di Luca Zingaretti, metteva in luce l'assenza di personaggi femminili, nella polizia di Stato letteraria, con ruoli da dirigente. Quindi noi donne continuavamo a essere rappresentate dopo che, ancora dopo 25 anni, da quando la Polizia di Stato aveva aperto i concorsi da dirigenti alle donne, continuavamo a essere rappresentate da sottoposte, da ispettrici. E mi sembrò davvero un'ingiustizia questo essere tenute in basso anche nei libri. Per cui Lolita nacque per quello, non per emulare il commissario Montalbano o per creare una Montalbano femminile, per ristabilire una giustizia letteraria, ecco. Tra l'altro, credo che poi Luisa Ranieri sia riuscita a rendere giustizia proprio a questa che era questa volontà, da parte di Gabriella. Ma è vero, ci ho pensato anch'io. Se non ci fosse stata lei, chi altro avrebbe potuto essere Lolita? Probabilmente un'altra attrice italiana, anche del sud Italia, che aveva quella fisicità, quella presenza e anche un po' quel broncio, ecco, perché trovo che il bello di Luisa, la caratterizzazione migliore che ha dato Luisa, è questa commistione sempre fra l'anima dell'ispettore, del vicequestore, che deve essere, insomma, un vicequestore con il suo ruolo, e poi l'anima invece della donna,
anche di una donna del sud Italia, ripeto, quindi solare, sorridente, e quindi devo dire che le due anime convivono perfettamente in lei. E a proposito di questo, proprio volevo sapere se nella trasposizione poi dal libro alla fiction, se c'è stata un'evoluzione, c'è stato anche un confronto, perché spesso, a me capita spessissimo di vedere, mi piace anzi cercare di vedere quali sono le differenze tra i libri e poi quello che vediamo al cinema, vediamo in televisione. Ci sono tantissimi libri meravigliosi, per esempio, a cui non è stata resa adeguatamente giustizia quando sono passati al cinema, per esempio. Uno su tutti, Il ciclo della Torre Nera di Stephen King, per esempio. Tu che sei un grande lettore, immagino. Questo è un casus belli che non tramonta mai. Secondo me dovremmo imparare a pensare che il libro è una cosa e il cinema è un altro. Sono due linguaggi narrativi per forza diversi, obbligatoriamente diversi, per cui è giusto non aspettarsi che tutto ciò che abbiamo trovato nel libro, quando l'abbiamo letto, ci sia anche nello sceneggiato, e viceversa anche. Cioè, lo sceneggiato magari deve darci qualcosa in più. Non so, io faccio sempre l'esempio con 2001 sia nello spazio di Kubrick, che vabbè, mi rendo conto, faccio un esempio enorme, ma se leggiamo il libro di Arthur Clarke e guardiamo il film, sono due cose davvero molto distanti tra loro per tantissimi versi. Perché? Perché il cinema deve dare degli input, degli stimoli particolari, magari soltanto sull'immagine, e il libro invece deve darne altre dal punto di vista dello spunto puramente letterario. Gabriele, c'è stato anche un confronto in questo? C'è stato un passaggio? Tu stessa anche con il regista, con l'attrice, hai avuto modo anche di discutere, di parlare anche di quella che era la tua idea? Sì, sì, soprattutto diciamo, quando è stato montato l'impianto, io ho partecipato a delle tavole rotonde con gli sceneggiatori. Naturalmente, come diceva Livio, il pubblico dei lettori è una cosa, il pubblico dei telespettatori, un pubblico così ampio, appunto con gli share altissimi che fa la fiction, quindi deve saper parlare a un pubblico eterogeneo fatto magari dalla nonna ottantenne e dalla ragazza quattordicenne che siedono sullo stesso divano, per cui sono cose completamente differenti. Tornando a quello che si diceva prima, cioè a tutto quello che ha scatenato Lolita Lobosco, io ecco, ben vengano le chiacchiere da bar. Quello che continua a sorprendermi, forse per un mio, diciamo, fatto anche caratteriale, è il livore di certi commenti che leggo. È una cosa veramente, come dire, imprevista, e che mi fa sorridere, però, insomma. Ce n'è qualcuna particolare, perché qui in questi giorni se ne parla molto. Una cosa positiva, secondo me, è quando si critica, alla fine è sempre una cosa positiva, perché significa che se ne sta parlando, significa che si è creato veramente un fenomeno e si accende la discussione, perché poi è anche questo è molto bello, e aiuta questo, secondo me, a discutere poi di quelli che sono i temi. Per esempio, proprio il fatto della presenza femminile, di una presenza femminile più importante proprio in un ruolo di questo genere. Ce ne sono alcune in particolare che avevamo visto anche, soprattutto più nella prima serie, e su cui magari c'è stato anche qualche piccolo cambiamento. C'era il discorso della lingua, dell'accento, per esempio, su cui si discuteva molto. Una delle frasi più ricorrenti, Gabriella, che leggo anch'io, è: noi a Bari non parliamo così, con quattro punti esclamativi, che è un'altra frase che mi fa sorridere, perché intanto non è vero che non parliamo così. Certo, c'è chi ha una dizione, chi come noi, per esempio, anche per il mestiere che fa, che cerca di fare massima attenzione diciamo, a non esagerare con il proprio accento, ma il proprio accento fa parte della nostra identità, del nostro essere cresciuti e vissuti in questa terra. Io faccio un esempio con Montalbano. Ho una compagna palermitana che ama tantissimo i romanzi di Camilleri prima e poi di Montalbano dopo, degli sceneggiati, e mi dice che anche a Palermo e in Sicilia, all'inizio, nelle prime puntate, molti storcevano il naso per questo siciliano un po' particolare di Zingaretti, e poi è entrato semplicemente nell'uso comune. Anzi, molti oggi trovano quel siciliano più siciliano del reale.
Io trovo anzi che, ecco perché sono rimasto sorpreso ancora dalle polemiche di questa prima puntata della seconda serie, perché tra l'altro ho trovato che quell'accento che aveva fatto gridare allo scandalo all'inizio della prima stagione è stato anche un po' smussato, quindi questo vuol dire che la stessa produzione si è resa conto che forse qualcosa poteva essere aggiustata da quel punto di vista, e tutto sommato dobbiamo tenercela così, insomma. Tra l'altro possiamo dirlo che il dialetto barese è difficile. Cioè io per primo parlo un pessimo dialetto, mi ricordo che quando sono sto d'accordo con qualcuno che proprio è un purista, veramente me ne dice di tutti i colori. Abbiamo una telefonata, ricordo i numeri nel frattempo per intervenire in diretta: 0850146688 e 0850199998 invece per i messaggi. Prego, buongiorno. Pronto, Roberto, buongiorno. Volevo fare i complimenti per la trasmissione, soprattutto all'autrice e al giornalista. Sono tutti bellissimi, le location sono bellissime. Io se parlo così vi mettete a ridere. Allora, lo sai che Mimmo non ti avevo riconosciuto, Mimmo lo Iacono del beneficio, ma non ti avevo riconosciuto, devo dire, sei stato bravo. I protagonisti non parlano neanche in dialetto, è l'esasperazione della cadenza. Anche in Montalbano, io conosco molto bene la Sicilia, soprattutto diciamo Scicli, dove è stato girato, mia moglie è napoletana. L'italiano è una cosa, l'intercalare è un'altra, la cadenza è un'altra. Però poi posso dirti che eri abbastanza credibile nella telefonata che hai fatto, perché ci sono molte persone che ci chiamano che comunque hanno questo tipo di accento, certo, di cadenza, quindi tutto sommato in realtà... è dare dignità, è giustamente dare dignità a un popolo, perché poi ovviamente la serie riguarda la città metropolitana, perché è bellissimo poter vedere Bari accostata a Mola, Monopoli, per carità, è la dignità di quella cadenza che io proprio non mi scende, perché non mi ci riconosco. Poi è chiaro che il pubblico dice la sua, e l'autrice, e i giornalisti, la critica dicono la loro. Però io da barese, che non parlo se non sotto stress, mettiamola così, con quella dizione, un po' mi dà fastidio. Però è sicuramente un prodotto che valorizza il nostro territorio, solo questo. Grazie, ciao, Mimmo, grazie Mimmo. Ma del resto noi l'abbiamo visto per anni con Lino Banfi, cioè ogni volta che vado mi confronto con qualcuno del nord, subito la prima cosa che... l'imitazione di Lino Banfi, che poi in realtà non è neanche di Bari, sentono Bari, Lino Banfi in automatico. È vero, lì però era un po' diverso, perché lì c'era soltanto lui che aveva quella cadenza, tutti gli altri dei film, insomma, della commedia scollacciata, non parlavano pugliese, a parte qualcuno, insomma, che magari c'era, tipo Gianni Ciardo mi viene in mente, e soprattutto è vero che erano girati molti in Puglia, molti a Trani per esempio, ma non erano caratterizzati quei luoghi, e quindi qui siamo in un territorio un po' diverso, qui sappiamo che siamo in Puglia, siamo proprio impregnati di Puglia in Lolita. Ma poi dobbiamo considerare una cosa, Gabriella, che al di là poi di queste che sono le nostre alla fine piccole polemiche, anche forse anche un po' provinciali, baresi, su quello che può essere la mi permetto di dirlo, senza offesa per nessuno chiaramente, però poi la cosa fondamentale è quello che poi arriva dall'esterno. Tu che hai modo di girare tantissimo, anche di confrontarti tantissimo a vari livelli, in varie zone d'Italia, immagino, su quello che poi è il lavoro che ne è venuto fuori, poi la percezione che c'è della Puglia è una percezione comunque meravigliosa, la percezione che c'è di Bari è una percezione meravigliosa, immagino. Allora, voglio rispondere un attimo anche all'intervento del signor Lo Iacono prima. Il concetto di barese e di baresità è un concetto abbastanza ampio, perché l'accento barese cambia anche a seconda del quartiere. Quindi una cosa è il barese del Murattiano, naturalmente, una cosa è il barese magari del quartiere di Libertà, del San Paolo, di San Girolamo. E quindi naturalmente si è cercato di dare un'idea di questa baresità. E, per quanto riguarda invece la percezione al di fuori, io registro soltanto grandi apprezzamenti, gente che vuole venire a visitare la Puglia, gente che ha origini pugliesi e manifesta tutto il suo orgoglio, grande attenzione, grande riconoscimento per le bellezze di Bari, anche proprio per la produzione, tout court, per l'attrice, per la regia,
quindi diciamo il fenomeno barese è veramente ristretto alla città. Tra l'altro poi la protagonista è di Bari Vecchia, è vero che è stata a lavorare a Legnano, però non perdere l'accento significa anche avere un'identità linguistica. Io la trovo una cosa bella, non certo un demerito. Ieri mi ha chiamato un tour operator da Genova perché stanno organizzando per la settimana di Pasqua una visita a Bari sui luoghi di Lolita, quindi mi hanno chiesto di poter incontrare i turisti presentando anche i libri e accompagnandoli sui luoghi di Lolita. Ma questo è già successo quest'estate, io ho incontrato diverse volte i lettori del Corriere della Sera che sono venuti in tour sui luoghi di Lolita. Eh sì, questo un po' ci deve dare anche un po' l'idea di che cosa significhi. Io credo che anche quando noi parliamo, per esempio, c'è una cosa che mi fa molto riflettere, che sulle riprese, che spesso si dice ma se io giro da Corso Vittorio Emanuele non è che mi posso trovare a Castel del Monte, per dirne una. Però in realtà questo ci deve un po' far abituare anche a una cosa, perché è una cosa normalissima quando si parla di cinema e quando si parla di televisione, che ci siano proprio delle forzature di questo tipo, anche eventualmente sulla lingua, perché poi la cosa importante è nel complesso ciò che ne viene fuori e il messaggio che ne viene fuori. Telefonata, buongiorno. Buongiorno, salve. Salve. Io da quel poco che ho visto, diciamo, da qualche pubblicità, l'attrice in questione parla il napoletano più che il dialetto barese, quindi non si capisce proprio. Poi un'altra cosa, per quanto riguarda la differenza tra uomini e donne di cui stava parlando la scrittrice nel mondo, diciamo, della polizia, quel pensiero che ha avuto prima, e sarebbe stato bello fare una fiction sulla vicequestore di Roma che è stata diciamo licenziata per aver detto la sua. Cioè, noi abbiamo bisogno di storie vere, non di queste fiction, diciamo così, che poi lasciano il tempo che trovano. Non so se sapete della vicequestore di Roma, vaccinata, sì, e per essere è stata licenziata, sì, se sì. Fosse stato un uomo penso che non sarebbe stato licenziato. Ecco, queste sono le cose interessanti da far vedere sono opinioni personali, rispettiamo chiaramente la posizione della signora, sì. Maria è sempre abbastanza chiara. Non ha neanche visto la fiction, quindi non so parla dello spot in napoletano che Lolita ha girato, uno spot ironico e che però molti non hanno colto che era ironia. Lei appunto parlava napoletano in quello spot, come è giusto che sia. Vabbè, a parte questo, però poi lo dicevamo, poi il passaggio è diverso. Tra l'altro, lo diciamo, piccola anticipazione, senza fare spoiler, che poi la prossima puntata riprenderà poi Terra Rossa, che è uno degli ultimi proprio romanzi. No, ho sbagliato, no, vedo no. No, riprenderà Lo Scamaro Avvelenato. Ah, ok, scusami, perdonami, piccolo errore, comunque in realtà... si continuerà ancora andando avanti attraverso i romanzi proprio di Gabriella Genisi, che insomma ci daranno anche qualche altro piccolo assaggio proprio di Puglia e di Baresità attraverso questa serie che ribadiamo ha secondo me dei grandissimi meriti, perché poi riporta veramente in alto la città di Bari e la Puglia. Beh, in fondo che cosa vogliamo di più la domenica sera in prime time? È una fiction costruita proprio per il grande pubblico, come diceva Gabriella prima, ed è giusto che sia così, e quindi dobbiamo aspettarci probabilmente. Ecco, io ho letto anche qualche critica sul fatto che ci sono moltissime riprese con i droni, che per carità sono spettacolari, ma magari qualcuno dice ma Bari andrebbe vista anche, Bari così come altre città, andrebbe vista un po' più dall'interno, manca il traffico di Bari per esempio. Ma è chiaro che bisogna fare delle scelte, è chiaro che in fase di sceneggiatura, di scrittura di una fiction ci sono delle esigenze proprio narrative che non possono passare dalla Bari, altrimenti probabilmente parleremmo di altro. È giusto che secondo me ci sia quell'equilibrio che comunque, ripeto, sta piacendo al grande pubblico, c'è poco da fare. Cioè è qualcosa che il giallo che si mischia con la gastronomia pugliese, che è sempre molto presente, e c'era anche, ricordo, anche c'è anche nei libri di Gabriella, e per cui insomma è una commistione che funziona oggettivamente.
Tra l'altro c'è un altro personaggio, molto brevemente, che comunque fa parte dei tuoi romanzi, sempre all'interno delle forze dell'ordine, che è Chicca Lopez, che non fa parte chiaramente della serie Lolita Lobosco, però è un'altra tua creazione. Non so se anche in questo caso una sorellina più piccola rispetto a Lolita Lobosco. Sì, sì, una sorellina. Intervengo un attimo su quello appunto che diceva Livio. E appunto non è un documentario la fiction, è fiction, è finzione, è un racconto tratto dai libri, dove la mia Bari ha un aspetto molto sognante, quindi diciamo un po' ci si è basati anche su quella visione della città. Chicca Lopez è una carabiniera in servizio al comando provinciale di Lecce. È un'altra storia, sono altri luoghi, ci sono altri toni. La serie di Lolita Lobosco è più ha dei toni più da commedia, quelli della Lopez sono più noir. Sto scrivendo in questo periodo il terzo libro, un personaggio che è piaciuto anche quello ai lettori, e c'è una casa di produzione che sta provando a mettere su una fiction. E quindi questa è una piccola anticipazione che siamo riusciti a strappare a Gabriella Genisi. Siamo arrivati alla fine del nostro spazio, Livio. Ovviamente l'invito è quello a vedere, scoprire ulteriormente Lolita Lobosco, più di quanto non lo si stia facendo, oltre quei 6 milioni che abbiamo visto prima, questi numeri eccezionali. Grazie a Livio Costarella, grazie per essere voi, stato con noi. Alberto. Grazie a Gabriella Genisi e complimenti. Poi.